Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fossero. Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Dici davvero? Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Ah, che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Io lo farò presente. Attenzione, i cittadini devono sempre portare con sé un documento d'identità. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare. Che ci siano sempre più infiltrati. Questo significa che la gente può uscire. Li hanno linciati. Ho recuperato dei mobili. Non avremo problemi. Basta restare calmo. Bene, proseguite pure. Giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Attenzione.
Attenzione, il punto di controllo 5 è chiuso fino a nuova comunicazione. Tutti i civili devono liberare l'area circostante immediatamente. Non ti saluti alla strada facile. Ricucciti, ok? Chiuderanno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è? Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forze. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Attenzione là fuori. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Prendiamo l'attrezzatura. I nostri zaini sono rimasti qui. Munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Bene, Texas. Sollevami. Sei pronto? Sì, signora. Dai! Attenzione. Come sempre. È una domanda trabocchetto. Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. Dov'è la scala? Deve essere qui in zona. Trovata? Portala qui.
signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. Giù, di qua. Robert avrà ancora le nostre armi. Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico? Beh, incontreremo Billy il mese prossimo e si spera avremo altre pillole e munizioni. Sì, arriva sempre con qualcosa. Dovrebbe tenerci occupati per un po'. Fermo. Spore. Ma dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Dovremmo passare da qui. Merda! Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi. Attenzione, da questa parte. Piano. Cristo! Occhio! Aiuto! Ho la maschera rotta! No, non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Andiamo. Più avanti. Bene, non ce ne sono altri. Speriamo. Torniamo in città.
Si sono ammalati provando ad entrare nella zona. Per quanto tutti se ne lamentino, ci sono un sacco di poveracci che vorrebbero poter vivere all'interno. Un po' d'aria fresca. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Odio la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Copri l'entrata. Ci penso io. L'asse è caduta. Sii gentile, fai tu. La prendo io. Qui, passamela. Pesante. Credo di potercela fare. Ok. Ecco fatto. Sali, culo pesante, muoviti. Sei autoritaria. Avviciniamo. Vogliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo. Chiudila. Prendi le munizioni. Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo. Forza. Ehi, ehi, Tess. Ehi, bellezza, come va oggi? Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non... la carta. Ora, capito. Ok, va bene. Se tocchi, compri. Tess, quanto tempo? Non ci vieni più a trovare. Sarà meglio parare! Fagliela vedere! Prendi il paracaccio! Dai, colpisci! Ma dai! Torna cavolo! Spaccagli il culo! Fallo! Dai, fatti le palle! No, amico, dagli un pugno in faccia! Spaccalo, dai! Alzati! Cosa vero? Tirati su! Non possiamo perdere.
Quel tipo ha ogni sorta di roba in quella fabbrica. Ehi, amico, aspetta. Sì, sì. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Thank you.